Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi vi voglio parlare di un oggetto che spesso non è molto considerato dai chitarristi, ma che in realtà, secondo me, è l'origine del nostro suono e l'origine del nostro modo di suonare. Vi dirò di più, secondo me è il blocco iniziale di tutta la nostra catena che va a formare praticamente il rig, quindi il nostro sound. Sto parlando del plettro. I plettri di cui vi voglio parlare oggi mi hanno veramente sorpreso e vi voglio anche raccontare un po' com'è avvenuto il tutto, dicevo, qual è stata la storia del mio approccio con questi plettri, anche perché ho visto che molti chitarristi hanno provato le mie stesse sensazioni. Ma prima vi ricordo di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina e lasciare un mi piace. Mi raccomando ragazzi, per voi non ci vuole niente, è completamente gratuito, a me dà una grandissima mano per potervi portare contenuti sempre migliori sul canale. Oggi vi voglio parlare dei Tech Picks. Io passo dai classici plettri a goccia per poi andare ai Jazz 3, che molti di voi conoscono perché hanno una punta molto rigida e che sono perfetti per avere un buon attacco, soprattutto quando si fa metal. E come sapete, io facendo metal ho bisogno di quegli attacchi lì, anche per il modern. Poi online ho scoperto Tech Picks. Tech Picks fa dei plettri tutti uguali, con la stessa forma, che praticamente ha la possibilità di avere tre punte, forma per me molto lontana rispetto a quelli che utilizzavo una volta. Ma la cosa che mi ha interessato di più è che tutti i plettri che fanno hanno la stessa forma, hanno lo stesso spessore di 1,4 mm, ma hanno materiali diversi. E questo cambia tutto, ma veramente tutto, sia dal punto di vista del suono che dal punto di vista del feeling con il plettro. Oggi vi farò sentire dei test sui 5 Tech Picks, che sono il TP1, TP2, TP3, TP4 e TP5, e cercheremo insieme di capire quali sono le differenze tra questi 5 oggetti del mistero. Ognuno di questi plettri ha delle caratteristiche differenti dal punto di vista del suono: quello che ha un attacco più vetroso, quello che ce l'ha più morbido, quello che è più flessibile, quello che è un pochino più duro. Se siete interessati a tutte le caratteristiche, c'è un link qui sotto in descrizione per entrare nel sito di Tech Picks e ci sono scritte le caratteristiche di tutti e 5 i tipi. E la cosa che cercherò di farvi sentire oggi è la differenza tra questi suoni, pur utilizzando delle chitarre elettriche. Per me è importante dirvi che le differenze sonore si sentono un po' di più con le chitarre acustiche, ma essendo un canale che tratta di chitarra elettrica, ho deciso di farlo comunque con le chitarre elettriche. Per fare questo test ho deciso di utilizzare tre suoni differenti. Il primo è un clean molto funky, quindi abbastanza dry, con un pochino di riverbero per dare un po' di ambientazione, un po' di stanza. Il secondo invece è un clean con un po' di effetti, per farvi sentire come cambia il tutto quando si fanno per esempio degli arpeggi. E il terzo invece è un suono ultra high gain, per farvi sentire più che altro la differenza tra gli attacchi che danno i plettri nel genere rock metal, che è il genere che più faccio io, quindi quello che a me, diciamo, interessava di più. Ascoltiamoci i test e vi aspetto alla fine del video per arrivare un po' alle conclusioni finali.
Ragazzi, come avete sentito, ci sono delle differenze. Differenze sonore ce ne sono parecchie, soprattutto dal punto di vista dell'attacco. Il mio preferito, per quello che faccio io, quindi per il modern metal, anzi se siete interessati ragazzi iscrivetevi al secondo canale, che è il mio canale artista, dove pubblico la mia musica e tutto quello che gira intorno al mio progetto musicale. Il link è qui sopra, proprio qua. Il mio preferito è il TP5. Il TP5 è quello un pochino più vetroso, vi faccio sentire se si sente col microfono. Sembra quasi un pezzettino di metallo quando cade. È il mio preferito perché mi dà un attacco più vetroso, come vi stavo dicendo, un pochino più bright, quando devo fare le ritmiche belle metal, modern metal, djent. E lo sento veramente molto bene e si distinguono meglio le diverse note, soprattutto quando se ne fa tante. Ma anche gli altri sono bellissimi, ognuno di loro ha delle proprie caratteristiche. Per esempio del TP3 mi piace tantissimo il fatto che sia leggermente più flessibile, quindi dà un attacco un po' diverso. Stessa cosa succede per esempio con il TP2, anch'esso un pochino più flessibile. Una cosa che però non vi posso far vedere nel video e che voglio cercare di spiegarvi è il feeling. Io non ho mai avuto un feeling del genere con dei plettri. Li senti proprio diversi in mano quando suonate, completamente diversi. È una sensazione strana, però questa cosa mi ha fatto impazzire. Ma lo sentirete anche un po' nei test, che a volte in alcuni casi faccio delle cose e cerco di rifarle uguali ma non riesco, perché il feeling col plettro è diverso. Tutti perfetti perché rimangono completamente attaccati alle dita, forse anche per la rosetta e la forma. Questa cosa qui è, ve la dico per spronarvi a provarli, il link è qui sotto in descrizione se siete interessati, perché veramente per me è stato un game changer, mi ha fatto cambiare il modo di suonare, mi ha fatto cambiare il modo di vedere anche il plettro stesso. E sì, sono assolutamente da provare, stra interessanti. Io ragazzi vi ringrazio tantissimo per il vostro tempo, vi ricordo di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina, se il video vi è piaciuto cliccate un like e fatemi sapere nei commenti qual è il vostro plettro preferito tra questi, oppure qual è il plettro che voi utilizzate più spesso nelle vostre sessioni e dal vivo. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!